want you now. Hello guys, bentornati qui nel mio canale, io sono Olimpico 900 e finalmente dopo parecchi mesi di astinenza dal canale sono pronto per tornare. Ovviamente, non ho ancora la fibra dentro casa perché veramente i problemi sono stati atroci e sono stati tantissimi, ci sono tuttora, però pian piano risolveremo anche quello, però non è che potevo continuare a rimanere senza il canale attivo per così tanto tempo. Già, insomma, mi è mancato parecchio non portare video, quindi da oggi ripartirà tranquillamente la programmazione all'interno di questo canale. Ora non so con quale cadenza, ma sicuramente almeno un video a settimana. Vi chiedo anche scusa se la qualità audio non dovesse essere delle più ottimali, però ragazzi devo ancora finire bene di settare la stanza, quindi non so ancora bene come verrà l'audio effettivamente a fine video, però vabbè, accontentatevi per il momento di quello che è l'effetto audio e concentriamoci però sull'argomento principale del video di oggi. È stato rilasciato un trailer ufficiale della Bandai riguardo Super Dragon Ball Heroes e soprattutto ragazzi riguardo il fatto che uscirà per Nintendo Switch. Ok, qui dovete un po' smorzare subito gli entusiasmi perché probabilmente quel gioco non vedrà mai una versione europea, quindi di fatto non uscirà mai dalle nostre parti. Però ragazzi è vero anche che la Wii è una console free region, quindi pertanto se in qualche modo riuscirete a comprare una copia di Super Dragon Ball Heroes per Switch, beh, è possibile comunque giocarlo anche da noi. Certo, questo significa che ci sono delle cose che potrebbero diventare delle complicanze per tutti quanti, perché probabilmente, anzi senza probabilmente, al 100% il gioco sarà soltanto localizzato nella lingua giapponese e quindi questo potrebbe essere un problema veramente veramente grosso. Però ragazzi, vi voglio dire subito, vorrei diciamo accendere un pochettino di più il vostro entusiasmo dicendovi tranquillamente che comunque il gioco ha delle meccaniche abbastanza semplici e intuitive, quindi pertanto ok, sì, sicuramente non sarà godibile la storia, pertanto perché comunque essendo tutta in giapponese ragazzi, noi che ci prendiamo in giro, a parte le animazioni che ci faranno intuire qualcosina, seguire veramente il filone della narrazione è praticamente impossibile. Altro problema nasce poi però nella fase di gameplay per un altro tipo e quindi adesso ci andiamo a concentrare su quello che dovrebbe essere in teoria il gioco di Super Dragon Ball Heroes per Nintendo Switch. Dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti, amici miei, di un trading card game, quindi un gioco di carte collezionabili, niente di più e niente di meno. Certo avrà delle meccaniche di gioco proprio uguali a Super Dragon Ball Heroes, quindi chi conosce questo gioco cabinato sa perfettamente di cosa sto parlando, altrimenti per chi magari per assurdo è la prima volta che sente parlare del gioco di Dragon Ball Heroes, beh ragazzi è pieno di video su internet, quindi potete andare a recuperarli tranquillamente e farvi un'idea di quello che potrebbe essere il gioco. Torniamo quindi a parlare delle cose diciamo un po' negative riguardanti appunto la lingua in giapponese, ovvero sì, ok, avrà delle meccaniche intuitive, sarà abbastanza semplice capire come si gioca all'interno del gioco, però ragazzi, essendo un trading card game, presso a poco impossibile leggere le abilità delle carte perché essendo appunto tutto in giapponese, insomma capire ok, magari sì, si capirà tranquillamente il valore di attacco, il valore di difesa e quant'altro concerne il discorso dei numeri segnati sulla carta, però poi alla descrizione oggettiva della stessa sarà un po' impossibile capire quale abilità magari possiede una carta rispetto ad un'altra e quindi questo potrebbe influenzare in qualche modo il gioco. Però ragazzi, non perdete le speranze perché comunque internet è pieno, sarà un procedimento magari un po' più noioso, un po' più tedioso perché comunque dovrete per ogni volta che troverete una carta, e ragazzi sottolineo la parola troverete una carta, ma adesso ci arriviamo, dovrete farvi una piccola ricerca personale su internet e capire quali effetti ha, insomma lo studio delle carte sarà un po' più complicato. Però raga, alla fin fine secondo me ci sta alla grande, io è uno di quei giochi che comunque recupererò la Nintendo Wii e comprerò assolutamente perché chi se ne frega, voglio avere finalmente l'opportunità di giocare Dragon Ball Heroes senza essere costretto a fare un viaggio in Giappone. Insomma ragazzi, non è poca roba. E tornando al discorso appunto della frase che ho sottolineato prima, per rispondere a già alle mille domande che so che ognuno di voi si sarà posto, è un discorso appunto riguardante le carte di Dragon Ball Heroes, perché voi sapete che il cabinato si gioca appunto con le carte fisiche che si comprano e poi si possono utilizzare all'interno del game. Bene, sarà la stessa identica cosa per Nintendo Switch, ma con una differenza, che le carte ovviamente non andranno comprate in maniera fisica, ma ci sarà probabilmente uno shop all'interno del gioco dove sarà possibile shoppare le buste e quindi poi spacchettare e trovare le carte che servono. E qui c'è qualcuno che so già per certo che storcerà la bocca, però ragazzi dovete entrare in quest'ottica qua. Dragon Ball Heroes funziona in questa maniera in Giappone, ha sempre funzionato in questa maniera,
L'unica differenza è che non andrete fisicamente a comprare le carte, ma ci sarà un eShop appunto dedicato all'interno del gioco. E secondo me questa cosa, ragazzi, è veramente molto molto carina. Bisognerà capire effettivamente quanto sarà il costo e se poi conviene. Certo è chiaro che, ragazzi, il gioco non, mi auguro che non esca a 70 euro, adesso non so, parlo in euro, però probabilmente andrà acquistato in yen, quindi vabbè, però insomma poco ci sta, perché bisognerà comprarlo per forza di cose se non uscirà una versione europea, e non uscirà una versione europea, ragazzi, perché Eros manterrà la sua, diciamo, unicità giapponese. Pertanto, certo, bisognerà appunto valutare come si acquista, quanto costa appunto un pacchetto, magari i vari pack, le varie cose. E quindi sarà una sorta, probabilmente molti di voi se lo ricorderanno, se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, esiste un gioco per PS4 appunto dedicato a Yu-Gi-Oh! Che funziona alla stessa identica maniera, cioè c'è uno shop all'interno del gioco, certo, lì lo shop è anche un po' influenzato, fortunatamente dall'offline non siete costretti per forza di cose a shoppare con soldi veri, ma potete fare comunque là anche un deck più o meno competitivo senza spendere tantissimi soldi, anzi quasi tutto free to play. Però c'è anche l'opportunità di shoppare con soldi veri. Ecco, stessa cosa mi auguro che avvenga all'interno di Super Dragon Ball Heroes per Nintendo Switch. Non so se ci sarà una modalità PvP, probabilmente sì, ormai il PvP viene inserito praticamente in ogni forma di gameplay, e me lo auguro fortemente perché, insomma, ragazzi, non appena uscirà lo vedrete all'interno del canale, perché sarà uno di quei giochi che dovrò assolutamente avere fra le mani. Scusate se fuori c'è un casino, ragazzi, fra il vento, pioggia, auto impazzite, si dà di fuori, però vabbè, ci sta, allerta meteo dappertutto, e quindi anche qui speriamo che non accada nulla di veramente grave. Terminiamo il nostro video dicendo quando uscirà. Beh, in realtà non c'è ancora una data, però è previsto per appunto il 2019, quindi per il prossimo anno avremo tra le mani questo gioco fantastico. Allora, ragazzi, io sono tornato ufficialmente in pista, vi porterò un video dedicato appunto all'odissea che ho passato per questa benedetta fibra che ancora non ho, ragazzi, quindi ancora non ho. Vi ricordo che tutto è partito ad agosto e stiamo entrando ormai a novembre, fatevi voi il calcolo di quanto tempo è passato in attesa che venissero a portarmi questa benedetta fibra. Fatemi sapere cosa ne pensate dello sfondo alle mie spalle, ragazzi, sono riuscito a mettere un qualcosina di decente all'interno, certo è ancora tutto in fase di allestimento, però pian piano poi attrezzeremo la stanza in una stanza veramente veramente OP. Ragazzi, fatemi sapere se siete contenti del mio ritorno lasciandomi un like, condividendo il video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Hello guys!